L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico, no? che c'è oggi, che si vede che la gente non vuole avere figli, o almeno uno e niente di più, no? E tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno due cani, due gatti, e sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità, e così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità, e soffre la patria, che non ha figli, e come diceva uno un po' umoristicamente, e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono dei figli? Rideva, ma è la verità. Chi si farà carico di me? Io chiedo che a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo, avere figli, la paternità e la maternità è la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c'è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio, e la maternità spirituale, ma coloro che vivono nel mondo e che si sposano, pensate ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro chi ti chiuderanno gli occhi, chi prenderanno da te per il futuro. E anche se non potete avere figli, pensate all'adozione. È un rischio, sì. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo, una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.